Halloween si avvicina e allora vi mostro la nostra scelta di Halloween, ossia questo libro Le carote malefiche. Le carote malefiche è un libro che in realtà hanno scelto i miei figli e non posso che essere in accordo con la loro scelta, vero Elisa? Perché è un libro che fa paura. Però diciamocelo, ai bambini piace avere paura, che vengano raccontate loro delle storie che un po' li intimoriscono, magari da leggere sotto le coperte, da leggere al buio. E infatti devo dire che mi trovo d'accordo perché le illustrazioni sono molto belle e poi c'è questo contrasto cromatico di un chiaroscuro, un nero e arancione, quello delle carote. La storia è molto semplice, ci sono appunto, c'è questo coniglietto protagonista, Jaspers, che adora mangiare carote, mangerebbe continuamente carote, ovunque vada mangia carote, fino a che a un certo punto si sente perseguitato da queste carote che cominciano a essere per lui un'ossessione e quindi comincia a essere spaventato da queste carote malefiche che lo perseguitano. I genitori presto cercheranno di rassicurarlo sul fatto che non esistano le carote malefiche e che siano soltanto frutto della sua immaginazione o delle allucinazioni, ma in realtà lui è sempre più convinto che esistano queste carote malefiche. Succede sempre che le scambia per qualcos'altro, quindi ad esempio si sta lavando i denti, vede nello specchio delle carote malefiche, si gira, in realtà è un asciugamano e una paperetta di gomma. Quindi ovunque vada lui si sente perseguitato da queste carote malefiche, quindi ad esempio le vede anche nel garage, nella dispensa. Oppure le vede nella sua camera da letto, cercano sotto il letto, le cercano nell'armadio, aprono i cassetti, ma lui non si convince che queste carote malefiche davvero non esistano. E allora cosa fa? Ordisce un piano per sbarazzarsi di loro, ossia costruisce un grande recinto dentro il quale imprigionarle in modo che non possano più perseguitarlo e spaventarlo. Alla fine c'è un colpo di scena finale, quindi se volete saperlo, continuate a vedere questo video, altrimenti stoppatevi qua e prendete il libro e scopritelo voi. Quindi per chi ha deciso di andare avanti, il colpo di scena è che in realtà queste carote malefiche probabilmente esistevano perché una volta che lui le ha rinchiuse dentro questo recinto, saltano dalla gioia, come potete vedere, perché appunto non aspettavano altro, avevano in realtà pianificato di perseguitare il coniglio proprio per far sì che lui potesse costruire questo recinto in cui ovviamente loro si sentono al sicuro perché non saranno mai più cacciate da Jasper il coniglio. Quindi diciamo era stato tutto un piano architettato e organizzato dalle stesse carote per mettersi al sicuro. È una storia divertente, una storia un po' di paura, non troppo diciamo, secondo me è il giusto, ecco, e quindi ve lo consiglio assolutamente.